Ciao ragazze, questo è un nuovissimo video per Max Factor e come vedete vi ho fatto vedere la trasformazione dal prima al dopo trucco, perché ho preso un po' ispirazione non dal trucco di Marilyn Monroe, ma dal suo personaggio che da ragazza con sapone è diventato un'icona glamour e inizio appunto il mio trucco con l'illuminizer, vado ad applicarlo su tutta su tutta la zona, insomma, del contorno occhi per coprire occhiaie, borse e varie imperfezioni e rossori. Poi passo il fondotinta, questo è lo Skin Luminizer, e lo applico con il mio pennello da fondotinta piatto, da fondotinta liquido. E sto sempre bene attenta a sfumare bene il fondotinta giù verso il collo e verso l'attaccatura dei capelli. Ve lo ripeto sempre, ma è importantissimo perché il risultato sia naturale. Poi fisso il tutto con la cream puff con la mia cipria e la applico con questo pennello bello ampio da polveri per il viso. Insisto sempre un pochino di più con la cipria sulla zona T che poi tende a diventare lucida e poi riutilizzo lo Skin Luminizer, stavolta però come base ombretto e quindi lo applico su tutta la palpebra mobile e fissa. Poi passo all'Excess Shimmer, questo è un ombretto molto particolare, molto luminoso ed è un ombretto in crema, vado ad applicarlo con questo pennello piatto su tutta la palpebra mobile. E manterrò il trucco occhi in questo video molto molto naturale. E con l'altro Excess Shimmer, questo invece di un bell'argento brillante, vado a colorare l'angolo interno dell'occhio per dare luminosità allo sguardo. Ne metto un po', come vedete, anche lungo la linea delle ciglia inferiori, soltanto all'inizio però. E poi con questo ombretto, che è un ombretto invece shimmer ma in polvere, vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare. Ora passo all'eyeliner liquido, questo è il Masterpiece, e vado a stenderlo in modo molto sottile, dall'inizio alla fine della palpebra. All'inizio sto particolarmente attenta a farlo molto 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 appunto sottile. Questa volta però vado a stenderlo un pochino più a lungo del solito, nel senso che creo una codina un pochino più lunga del solito, appunto non a lungo, una codina un po' più lunga del solito, in modo da allungare l'occhio e appunto come un po' quello di Marilyn Monroe se vogliamo, e poi applico la mia matita nera nella rima interna dell'occhio, soltanto però sulla parte esterna. E poi nella rima superiore, anche nella rima superiore dove ho sempre difficoltà, voi lo sapete bene, ma ce l'ho fatta stavolta e poi appunto insisto un pochino sempre sull'angolo esterno. E poi passo il mascara, questo è il Masterpiece Transform e come al solito lo stendo in modo abbondante perché mi piace avere le ciglia folte, nere, lunghe e quindi lo applico anche sulle ciglia inferiori. Touring con la bronzing powder. E la applico con questo pennello angolato da polveri per il viso. Mi piace usare i pennelli angolati per la terra, come ben sapete. E voilà, questo è il nostro trucco completo. Taggate le vostre foto con Glam Gen, hashtag Glam Gen, se create anche voi un trucco glam a gennaio. E un bacione, a presto!